Mister, un sospiro di sollievo al 93esimo sul gol di Maniero, ma resta questa partita gestita come? Guardate, sono rimasto adesso uno spogliatoio, ragazzi, perché è chiaro che la cosa che dispiace, no? È che noi siamo partiti bene, abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo creato subito dei pericoli importanti, c'è stato un atterramento di Federico pronti via, ancora un paio di conclusioni e poi il rigore con l'espulsione dal momento del vantaggio e l'inferiorità numerica, siamo scomparsi. Sì, abbiamo subito mentalmente l'inferiorità numerica, che è una cosa assurda, perché in quel momento c'erano le condizioni per andare a vincere la partita rimanendo compatti, equilibrati come abbiamo fatto nei primi minuti. Invece questa inferiorità numerica veramente a un certo punto sembravano loro. Cos'è stato, un problema di mentalità, di assetto tattico, di uomini? Ma allora, intanto avete visto, no? Oggi abbiamo recuperato anche Gaston, che è una cosa importante. È chiaro che il giocatore che ci ha dato delle geometrie, però non è, manca un po' di dinamismo e questo è anche stato il motivo per cui a un certo punto ho pensato di passare a tre per supportare meglio il suo inserimento. Sì, io credo che sia tutto sta lì, secondo me, dal punto di vista mentale. Noi dobbiamo crescere su questo, perché non è possibile avere paura quando l'ingresso nella partita l'abbiamo fatto bene, perché sapevamo che loro volevano la vittoria in tutte le maniere, che avremmo trovato una squadra molto aggressiva, ma proprio fino al gol ho visto una squadra che stava bene in campo, riusciva a ripartire, riusciva a creare problemi e poi da lì questa frenesia. Io ho chiesto più volte, anche tra il primo e il secondo tempo, di giocare a pallone, di mettere giù la palla a terra, invece c'era questa paura, questa tensione che non era giustificabile. Un uomo in meno, abbiamo fatto una grandissima prestazione, cioè, c'è poco da dire. Pescara si è visto poco, si riporta a casa un punto, secondo me rubato, però questo è il calcio, quando è gol, quando la palla entra. Loro con due mezzi tiri hanno fatto due gol. Ecco, adesso smetta i panni dell'allenatore del Perugia, faccio il pescarese. Quanto l'ha delusa questo Pescara? Ma no, non apriamo polemiche, per favore, già a Pescara dobbiamo un attimino centellinare le parole. Sono venuti qua, ci tenevano tantissimo, si sono messi dietro, la classica partita che fa il Pescara, come ha fatto quella Provercelli, come ha fatto tante altre partite fuori casa. Ripartenze veloci, visto che hanno giocatori veloci come Politano, come Melchiorre, oggi ha giocato il secondo tempo Pasquado, Caprari lo stanno recuperando, quindi ognuno usa le armi che ha. Con noi non l'hanno fatto tanto bene, nonostante l'uomo in più, perché siamo stati noi bravi a limitarli nelle proprie giocate.